È un appuntamento fisso e istituzionalizzato ormai da anni, quello con gli Stati Generali del Turismo, 11ª edizione, ma è un'edizione molto particolare, quella che si tiene quest'anno, perché il 2024 è l'anno di Pesaro Capitale della Cultura e questo consueto momento d'approfondimento arriva dopo quasi 10 mesi di Pesaro Capitale che hanno detto tanto. Oggi sono stati snocciolati i numeri e l'incidenza di questi sul tessuto cittadino e territoriale per quanto riguarda presenze e effetto sulle strutture ricettive, ma si è parlato di tanto altro anche con panel dedicati alla prospettiva futura sia per il 2025 ma anche per quanto riguarda le riflessioni in vista della candidatura a Capitale Europea 2033. I dati ci dicono un più 30% di tassa di soggiorno, che vuol dire un più 30% di persone che hanno deciso di venire a visitare il nostro territorio. Anche il numero delle presenze a livello regionale dicono che la città di Pesaro, il nostro territorio, è quello più attrattivo a livello regionale. E quindi, come dire, noi siamo sicuramente la locomotiva di tutto il territorio regionale. E investiamo annualmente circa 5 milioni e mezzo di euro per la cultura e il turismo, è un investimento veramente molto alto. Parliamo di più di 1.020 eventi in questi primi 9 mesi e un movimento complessivo di oltre 200.000 spettatori in più e visitatori in più rispetto all'anno precedente. Quindi si è creato un circuito virtuoso che sarebbe utile, necessario e importante portare come eredità verso il futuro. I dati di Confcommercio di qualche mese fa dicono che siamo arrivati al 15% del prodotto interno lordo prodotto dal turismo e abbiamo tutte le potenzialità per arrivare al 20%. Quando siamo partiti eravamo appena al 7-8% e quindi è la dimostrazione che se si fanno le cose coerentemente i risultati arrivano e potranno arrivare ulteriormente risultati positivi se saremo costanti con questa strategia e se questa strategia riuscirà ad allargarsi a tutto il territorio regionale. Ci aspettano altri 3 mesi, comunque importanti dal punto di vista turistico e dell'accoglienza e soprattutto crediamo che siano delle basi importanti per lavorare su un 2025 e oltre, perché poi abbiamo sempre detto che la programmazione, il tempo di rilascio e anche l'effetto che volevamo misurare dalla capitale non era solamente gli arrivi nel 2024 ma un effetto lungo sia di attività ma anche di conoscenza della città e di promozione che va misurato quantomeno nei 3 anni. Su questo siamo molto ottimisti e molto ci fanno essere anche il risultato, il dato anche politico se vogliamo, dei 50 comuni che stanno condividendo la capitale italiana della cultura con Pesaro. Penso che sia uno dei primi elementi da porre anche a livello di dibattito strategico, ad esempio rispetto alla regione, quindi come essere più vicini al turismo della nostra provincia sostenendo lo spirito del 50x50 che tutti i comuni si chiedono di mantenere anche per l'anno prossimo e che potrà essere una base importante se non fondamentale per la candidatura a Capitale Europea 2033. Mi sembra così lontana, ma che in realtà nei giorni scorsi è stato segnato il 2029 che spetterà la Polonia e quindi tra 4 anni non si inizierà il dibattito ma si assegnerà la Capitale Europea 2033. Insieme ad Urbino quella deve essere la prospettiva di una candidatura di un territorio intero per l'obiettivo del 2033 e quindi non bisogna alla fine dell'anno smontare, alla fine dell'anno bisogna rimontare una strategia per tutta la provincia in vista del 2033. E la Capitale Italiana della Cultura è un ottimo risultato, ma la Capitale Europea davvero è una cosa straordinaria se pensiamo a quello che è successo a Matera, anche in termini di finanziamenti, perché stiamo parlando di centinaia di milioni di finanziamenti che arriverebbero dall'Europa.